Radio Napoli Centrale. Allora, la notizia di ieri era appunto l'incontro in prefettura, era arrivato il ministro dell'interno Piantedosi, un incontro col prefetto, col sindaco di Napoli, altre autorità e istituzioni per un piano di attenzione, in particolar modo al centro storico, tra i Decumani, Piazza Mercato ed altre realtà, per Castel Capuano, per esempio, la zona dove appunto è capitato l'ultimo drammatico omicidio o comunque la morte, poi si sta chiarendo l'aspetto delle indagini. E allora, per capire un po' che cosa sta succedendo nel centro storico, tra le passeggiate nei Decumani, che ormai sono una cosa complicata, ma per la folla e per i tanti turisti che ci sono, e poi quelle che invece sono le notti di Napoli, ne parliamo con Maria Caniglia, che è la presidente della quarta municipalità. Bentornata, Barba e Capelli, presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie. Ecco, allora, questo stride un po', no, questi due aspetti. Una Napoli che di giorno è piena, affollata, botteghe, ristoranti e tante altre cose che fanno della nostra città un'atmosfera turistica di rilievo internazionale, e poi quello che accade invece per i ragazzi che invece di stare a casa nelle prime ore dell'alba o di notte, purtroppo dobbiamo registrare troppe vicende che hanno a che fare con pestaggi, accoltellamenti, e negli ultimi 17 giorni ben 3 ragazzi ammazzati. Grazie, sì, Napoli e anche parte, molta, gran parte della quarta municipalità sta vivendo sicuramente da un punto di vista turistico un momento di rinascita che è importante, soprattutto diciamo da una nuova immagine di Napoli in Italia, ma soprattutto nel mondo. Quindi un momento, ecco, come diceva lei, sotto un profilo turistico molto importante, che porta sicuramente Napoli fra le città ad oggi più visitate. Considerate che la quarta municipalità sicuramente sono il centro storico, ma abbiamo anche Piazza Garibaldi, dove sono circa 130.000 gli utenti che allo stato attuale viaggiano su Piazza Garibaldi. Questo è un tema importante e sicuramente frutto di un lavoro molto importante compiuto anche dall'amministrazione comunale. Da un'altra parte vi è un'emergenza che è quella esattamente della notte di disarmare la città. Cioè, oggi è arrivato il momento di comprendere che quella che noi viviamo è un'emergenza sociale a tutti gli effetti, e purtroppo le vittime e anche purtroppo gli assassini sono sempre più giovani. Questo è chiaramente un segno chiaro e evidente che c'è un'intera generazione votata purtroppo all'uso della violenza. Quindi a mio avviso bisogna intervenire prima di tutto sull'educazione dei più piccoli per fare in modo tale di poter forgiare dei cittadini rispettosi delle regole, ma anche più consapevoli di quel gesto a quali conseguenze possa portare. E dall'altra però bisogna bloccare anche con misure più drastiche questa escalation di sangue che mette in pericolo, ecco, non solo i ragazzi, non solo i residenti, per tornare al discorso di prima, anche le migliaia di turisti e pendolari che affollano chiaramente la nostra municipalità, ma la nostra città tutta, perché non è un tema solo circoscritto, lo abbiamo visto in questi anni, alla municipalità o al centro storico, ma ormai è un tema che si allarga in modo capillare in tutta la città. Ecco, senta Caniglia, l'altro giorno c'era stato un annuncio, no? 500 agenti subito in più a Napoli, telecamere in funzione. Beh, questi sono due deterrenti importanti, attività interforze. Oggi già c'è qualcosa di diverso che compare nelle cronache. Non vorrei che poi questo, spero che non sia così il mio ragionamento, però oggi leggiamo dalla cronaca, in particolar modo per esempio dal Mattino, di come di questi 500 agenti vedremo nei prossimi giorni se alcuni di questi potranno arrivare già a Natale o nei prossimi mesi. Non so se lei ha chiaro questo aspetto, dall'annuncio a poi all'immediato intervento, se passano dei mesi noi ci ritroviamo qui, io spero di no, tra qualche settimana, dover discutere di nuove aggressioni notturne.
Presidente, farete sentire la vostra voce come municipalità? Allora, sì, grazie. Allora sì, innanzitutto noi fin dai primi mesi del nostro mandato abbiamo chiesto l'installazione della videosorveglianza e lo abbiamo fatto esattamente anche e soprattutto ci siamo fortemente battuti per via dei tribunali Altezza Sedil Capuano, perché è l'unica parte che allo stato attuale è coperta. E in tal senso, devo dire la verità, con un lavoro sinergico con l'assessore De Jesu siamo riusciti ad ottenere non solo i finanziamenti ma anche l'installazione. È chiaro che adesso, per quanto riguarda le telecamere, che comunque fungono da deterrente e possono essere uno strumento importante di attività investigativa, per questo quello che reputo necessario fare adesso è intervenire soprattutto sull'educazione dei giovani. Per quanto riguarda le forze dell'ordine sono importanti, ma a mio avviso, le dirò di più, è necessario attuare uno strumento sinergico non solo con la Polizia di Stato, con la Polizia locale, ma soprattutto con i servizi sociali, perché spesso parliamo di ragazzini che sono sui comunemente detti LEM o comunque li ritroviamo a 8, 9, 10 anni, di cui abbiamo fatto una serie di tavoli anche in prefettura, e l'intervento della Polizia locale in quel caso deve essere accompagnato anche dall'intervento dei servizi sociali. Perché bisogna far comprendere che per strada vi siano dei controlli, ma soprattutto bisogna a questo punto anche responsabilizzare quella parte di genitori, certo. Quindi contattare i genitori e iniziare a seguire quelle famiglie, perché a 10 anni, a mio avviso, non si può stare una giornata intera sui motorini, non si può stare a sparare i fuochi per strada una giornata intera, bisogna comprendere che c'è in quel caso una criticità in quella famiglia e i servizi sociali devono intervenire. Quindi vanno bene le forze dell'ordine, però io concordo anche con la dichiarazione del nostro sindaco di affiancarli con l'assistenza sociale, perché bisogna entrare in questo caso nelle famiglie e cercare di non azionare un'attività a valle che è successo il fatto, ma prevenirla. E si previene solo con un accompagnamento delle famiglie, un ascolto, un aiuto e andare a trovare quegli strumenti che possano salvare 1, 2, 3, 4 e 5 giovani. Questo è un dato importante. Se non partiamo da questo, a mio avviso, non riusciremo mai realmente poi a risolvere quelle che sono le criticità. Vediamo la corsa. Spero di essere stata chiara. Molto chiara. Vediamo la corsa contro il tempo, perché appunto leggiamo proprio testualmente quello che ha detto il Viminale: 479 nuove unità tra polizia e carabinieri, e si cerca di bruciare le tappe con la concreta possibilità che parti di questi ingressi siano garantiti già tra Natale e Capodanno. Non ci saremmo aspettati, dopo 3 ragazzi minori ammazzati in 15 giorni, che 500 carabinieri e polizia arrivava subito. Vabbè, ma questo è necessario tema. Accelerare in questa vediamo parte. Se invece, come ha detto il sindaco, sì, Manfredi, se 300 assistenti saranno assunti e entreranno in servizio già il 1° dicembre, questo mi pare che invece succederà con enorme certezza. Presidente Caniglia, vorremmo andare sulle questioni che riguardano il turismo, il Natale, eccetera. Lo faremo con la sua disponibilità magari la prossima settimana, così da farlo in maniera più approfondita. Intanto grazie davvero di essere stata con noi e buon lavoro. Grazie a voi e buona continuazione.